Ciao a tutti, oggi parleremo di tecnica e di un argomento molto ricorrente di questi tempi, quando magari ti domandano come posso fare per togliere la ruggine dai polsi. Allora, la prima cosa che mi viene da dire è non bevete acqua, perché quando bevete acqua nel sangue scorre e si va a creare ruggine. Quindi bevete vino rosso, mi raccomando, che fa sangue. E poi vi posso praticamente consigliare tre esercizi con delle terzine e delle quartine, come avete già sentito, in tre modi diversi. Allora, la prima terzina che suoniamo, il polso agirà per tre colpi, quindi ogni colpo un movimento di polso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Potete vedere, il polso si muove sempre. Si muove sempre. Adesso parliamo di finger control, cioè il controllo con le dita, con l'apporto delle dita per i sedicesimi. Quindi suoneremo due quartine di sedicesimi con la mano destra e due quartine di sedicesimi con la mano sinistra. Benissimo. Il terzo esercizio da fare è quello di fare scendere il polso una volta sola, quindi un movimento solo di polso per tre colpi. Una sorta di Müller Technique, oppure anche quartine. Quindi andiamo a sentire come suona questo esercizio. Benissimo, una volta che abbiamo assimilato questi movimenti, li possiamo fare tutti insieme. Quindi terzine di polso, quartine di dita, finger control, e terzine di Müller Technique. Polsi, dita. Questi sono gli esercizi consigliati. E poi beviamo un bel bicchiere di Montepulciano, vino rosso, e la ruggine se ne va. Ciao a tutti e buon anno!